Il 2019 agli sgoccioli, il 2020 alle porte, è arrivato il tempo dei bilanci, di tirare le somme, di fare i resoconti e di guardare al futuro con speranza. Quali sono gli auspici degli avellinesi per l'anno nuovo? Glielo abbiamo chiesto. Trovare il lavoro. Non lo so. Invece di questo 2019 cosa ti porti e cosa butti via? Porto lei e... butto via tutti, diciamo, i miei amici falsi. E mi porto lui, ovviamente, e butto tutti i dispiaceri che ci sono stati fino adesso. Secondo me sarà un bell'anno, no? Per sì. Te invece cosa ti auguri? Io mi auguro tutto il bene del mondo. È sempre i soldi, ormai sono 4 anni che facciamo sempre le stesse cose. Speriamo che migliori un pochettino. Cosa si porta di questo 2019 e cosa butta via? Sarebbe troppo lungo. Io spero più amore verso gli animali, più bontà. E per la città di Avellino spero che possano fare più opere, tipo aggiustare strade. Nel 2019 cosa ci portiamo e cosa buttiamo via? Beh, le cose vecchie, sì, diciamo le cose brutte del passato, di quest'anno, che comunque l'anno prossimo saranno migliori. Buoni propositi per l'anno nuovo? Beh, spero in un anno migliore, un buon profitto e niente. Per quanto riguarda il 2019, cosa butti e cosa ti porti nell'anno nuovo? Beh, mi voglio portare le esperienze acquisite e cosa butto? Purtroppo vecchi ricordi che... rimangono purtroppo impressi, ma fanno parte della vita. Da buon avellinese e tifoso dell'Avellino, spero che quest'anno, nel 2020, sarà un anno ricco di soddisfazioni per noi tifosi, perché siamo stati umiliati in questi anni. Studiare di più e spendere meno soldi. Invece nel 2019 cosa ti porti e cosa butti via? Tanta esperienza, perché sono cambiate tantissime cose e mi auguro il meglio. Auguri. Grazie anche a voi.